Piacenza ha celebrato la 27esima edizione della Piacenza Half Marathon. Nel podio maschile trionfa il Kenya, sul podio femminile sale un'italiana. Tra i piacentini primeggiano Matteo Maiocchi e Alessandra Carlà. Oltre alla gara, grande successo per la staffetta Salvati i Salvatori di Progetto Vita, martedì dalle 21.15, speciale su Telelibertà. Ennesima vittima sulla statale 45, ieri ha perso la vita Giuseppe Cappucciati, piacentino di 57 anni. Il motociclista era nei pressi di Cisiano di Rivergaro quando ha perso il controllo della propria moto e si è schiantato contro un palo della linea telefonica. Banda di Nazione al centro prelievi della Croce Bianca di via Rai Neri a Piacenza, un gesto vergognoso, è il commento del coordinatore provinciale ANPAS Paolo Rebecchi. George Clooney oggi spegne 63 candeline nella bassa piacentina durante le riprese del film con il collega Adam Sandler. Per l'attore sono state ordinate 3 torte a saliceto. Ai fan che gli hanno fatto gli auguri ha risposto in italiano: grazie, ma sono vecchio. Ora è ufficiale il pareggio in casa della Varesina con Danna Piacenza, che termina il campionato al secondo posto e dice addio all'obiettivo del ritorno in Serie C. Stasera appuntamento su Telelibertà con Zona Calcio alle 20.30. Tutte le altre notizie sono disponibili sul sito liberta.it.